Bentrovati, Tribuna Politica in diretta e fuori orario, fuori il normale orario del nostro palinsesto, per le vicende che si stanno consumando all'interno del Partito Democratico e per questo che ho invitato il segretario provinciale Carmine De Blasio, dopo le cose accadute ancora ieri nell'assemblea tenuta presso un hotel di Avellino. Segretario, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a lei. Che cosa sta accadendo? Lei ha definito l'assemblea di ieri, l'assemblea provinciale del PD, l'ha definita una pagliacciata in qualche modo. Ecco, a chi si riferiva? Perché una pagliacciata? Oh, per la verità io non mi riferivo all'assemblea provinciale. Io dico che quello che sta accadendo da più di 2 mesi ormai è una pagliacciata. È una pagliacciata perché gli elettori di questa provincia non riescono per niente a seguire questa vicenda, ma ancora di più gli iscritti, i nostri amministratori non riescono a capire la ragione per cui si è voluto così, in questo modo spregiudicato, esasperare questa situazione. Ecco, intanto, segretario, ieri comunque in assemblea è stato depositato un documento con 54 firme, quindi una maggioranza sulla carta, un documento di sfiducia al segretario Certo. provinciale. E non si è potuto votare perché non era all'ordine del giorno, bisognerà No, attendere la perché non lo prossima. si è voluto portare all'ordine del giorno. È una pagliacciata perché di questo documento e di questa sfiducia si sta parlando da oltre 2 mesi e si è chiesto prima una prima assemblea che è andata deserta, quella del 31 ottobre. Dopodiché gli stessi hanno chiesto urgente assemblea per discutere la mozione di sfiducia, per poi non presentare la mozione di sfiducia, presentarla ieri mattina in modo da convocare una terza assemblea, cioè una strategia per tenere paralizzato il Ecco, partito. quindi al di là delle espressioni forti, no? Pagliacciata, chiamiamolo un delitto politico. Il movente qual è? Ecco, perché non Un vogliono momento, bisogna portare in chiederlo. assemblea la mozione di Guardi, no, sfiducia? non è tanto il fatto tecnico adesso perché la prossima assemblea, che lo voglio dire subito, io penso che l'avremmo già dovuta fare. La metto così come una battuta, ma credo che in questa, sono il primo a chiedere che in questa settimana si faccia questa assemblea. Questa terza assemblea che finalmente discute la mozione di sfiducia e la fa approvare, dai Ecco, firmatari, da chiariamo per i chi. telespettatori, perché questa mozione di sfiducia venga approvata. Naturalmente non basta il documento, non bastano le firme, c'è bisogno, secondo lo statuto del Partito Democratico, che le persone che hanno firmato siano anche presenti all'Assemblea. Quante persone devono essere Lo presenti statuto all'Assemblea? dice che una mozione di sfiducia al segretario provinciale deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea. Quindi noi abbiamo 100 componenti, 51 persone devono andare in Assemblea e votare la sfiducia. Dei Dopodiché, presenti, però possono anche non no, esserci dei 100 persone. componenti effettivi l'Assemblea. Dei componenti effettivi, quindi ci Sì, vuole il quindi 51 51%. persone devono votare la sfiducia. Dopodiché, una volta approvata la mozione di sfiducia, il segretario regionale ha l'obbligo entro 60 giorni di convocare un congresso straordinario. Quindi tutti i calcoli che pure qualcuno si sta facendo, si è fatto sull'interregno, sul governo, Adesso diciamo. parliamo di eventuale interregno. È importante, vorrei capire quel passaggio un po' meglio e farlo capire ai telespettatori. Se in assemblea, sabato, domenica prossima, quando il presidente Santaniello convocherà la prossima assemblea, non ci saranno 100 persone, non si può tenere No, l'assemblea? se in assemblea non ci saranno 51 persone, quell'assemblea non sarà valida. Che 51 persone. voteranno e la mozione sarà valida se quelle stesse 51 persone Ah, l'approveranno. non la maggioranza dei presenti, No. sempre 51 persone. Sì. Ah, quindi abbastanza rigido, abbastanza rigoroso. Però questo è un fatto, se mi consente, un fatto tecnico a questo punto. La questione sta nella domanda che mi faceva prima. Qual è la ragione? Bisogna chiederlo bisogna chiederlo ai mandanti, perché noi abbiamo provato fino I all'ultimo, mandanti i mandanti di è un questa lapsus operazione. oppure No, voleva no, dire no, con sono mandanti, mandanti? sono coloro che hanno mandato. Mandanti dell'omicidio De No, Blasio, no, omicidio non è una politico. questione, è un'operazione seria.
Perché porre una questione di sfiducia a un segretario provinciale è una responsabilità grossa che si assume chi la propone per le ragioni che poi ha spiegato o ancora non lo ha fatto. Noi abbiamo provato fino all'ultimo. Io nell'intervento di ieri mattina in quell'albergo ho dato il massimo della disponibilità a queste persone, a questi soggetti, per individuare insieme una via d'uscita da una situazione in cui sono convinto un partito come il PD in questa provincia non può scivolare, non può cadere, non può rimanere soffocato. Perché vogliono farla fuori? Mettiamola in termini spicci. Questa è la questione che spiegheranno loro. L'idea che mi sono fatto io è che noi siamo arrivati a un livello di concezione di pratica della politica molto preoccupante. Senta De Blasio, mettiamo insieme due elementi che mi sembrano molto importanti, utilizzando le cose che lei ha detto. Questa pagliacciata, tra virgolette, nel senso che lei ha spiegato, va avanti da oltre 2 mesi ormai, no? Primo elemento. Secondo elemento, 54 firme ci sono per sfiduciare De Blasio, però non si sa se poi 51 persone almeno di questi 54 firmatari saranno in assemblea. La stanno caricando più che di responsabilità De Blasio, la stanno caricando di uno spessore politico e di un'altezza politica che probabilmente nemmeno De Blasio si aspettava, o meno? Si stanno caricando di una ipocrisia e di una doppiezza del modo di fare politica che una società come quella irpina, ormai più moderna rispetto a quella pratica della politica di 30-40 anni fa, non merita. Io sento dire anche dalle parti mie più vicine, no, ciascuno ha una spiegazione di quanti e quali siano tutti gli errori commessi. Io l'ho detto ieri, all'atto della formalizzazione di quella mozione di sfiducia, perché per me quello è il punto di non ritorno. Guardi, dopo quell'atto io magari contro ogni previsione ho detto che nessuno si deve sentire autorizzato, nessuno si deve sentire titolato a mettere su tavolini e trattative, perché noi in questa vicenda bisogna ci andiamo fino in fondo con dignità e a testa alta. Perché quando si danno questi esempi in politica, e questi esempi provengono da chi ha responsabilità istituzionali, qua non siamo in presenza di qualche circolo di piccolo comune che si organizza contro i vertici di un partito. Qui abbiamo delle persone, anzi tutta la classe parlamentare, sia a Roma che a Napoli, che mentre si occupano, come si sa, no, di risolvere i problemi del nostro territorio, trovano anche il tempo, forse troppo tempo, per dilettarsi a chiamare, per raccogliere firme, nonostante gli appelli a trovare una via d'uscita da questa situazione. Cioè, la sua ironia è decisamente molto gustosa. Ecco, però io vorrei tornare un attimo alla domanda di prima. Io immagino che Carmine De Blasio sia cosciente e consapevole che non è Alcide De Gasperi, giusto? Sì, di solito. No, mi risponda sì o no. No, io le rispondo sì, ma mi consenta di dirle che noi siamo anche in considerazione del contesto in cui ci muoviamo. Infatti ci arrivavo. E le offrivo la Lei sa l'aggiunta. Perfettamente che non è nemmeno un ciriaco de mita, per stare al nostro territorio provinciale. Probabilmente non è nemmeno un Enzo De Luca quello irpino, non il governatore. Però le consiglierei di fermarsi perché non so dove arriva. No, mi fermo qui, mi fermo a Enzo De Luca. Voglio dire, la domanda è questa: è mai possibile che si stia sfiduciando De Blasio e non ciò che De Blasio rappresenta? Io questo vorrei capire. Io capisco che lei chiede. La pongo diversamente: la sfiducia a De Blasio equivale o non equivale alla sfiducia a De Luca? No, guardi, anche questo giochino. Non è un giochino, non è una domanda. No, quello che mi sta facendo lei, quello che ripropongono altri. Io credo di aver avuto elementi abbastanza sufficienti dal punto di vista intellettuale per capire dove finisce la funzione del nome di in nome per conto. Tant'è che pure le persone a me più vicine mi hanno puntualmente sottolineato alcune
punte di eccessiva autonomia, ma questo è il mio modo di concepire e di praticare la politica. Quindi me lo tengo per me, poi sarò più o meno adeguato, così come non mi esprimo sulle qualità degli altri. La questione oggi è che con questo gesto, per stare alla sua domanda, dal mio personale punto di vista si certifica la mediocrità del livello politico a cui siamo giunti. Perché se nel momento in cui il Partito Democratico, che dopo anni di sofferenze riesce a creare una condizione tale, con la vittoria in Regione Campania soprattutto, per occuparsi delle cose di cui si deve occupare, cioè dei problemi dei territori, dei problemi dei lavoratori che vengono a protestare o delle famiglie che non ce la fanno a tirare a fine mese, perde il tempo dilettandosi, divertendosi, perde il tempo in queste vicende qui che non hanno niente di politico, che non hanno una ragione politica che possa tenere nel rapporto di chi si è messo insieme, perché lì chi si è messo insieme, guardi, ieri Francesco Todisco, che è stato coerente, devo dire, è venuto a presentare la mozione di sfiducia e per due volte ha specificato, guardate, che noi che abbiamo firmato questa mozione, i 53, 54... Ricordiamolo per i telespettatori, perché non penso che tanta gente sia così affezionata, no, al Partito Democratico da conoscere i vari personaggi. Francesco Todisco, firmatario della mozione, rappresenta la sinistra Dem in questa provincia. Ecco, il circolo Fova per intenderci, Lucio Fierro per intenderci ancora meglio, cioè quella frangia lì. Insomma, lui presentando la mozione in assemblea ieri ha specificato, ha puntualizzato per ben due volte, guardate che qui ci sono le firme di gente che non ha deciso di fare insieme qualcos'altro dopo De Blasio, che si ritrova oggi perché deve mandare De Blasio via, ma non è detto che noi proponiamo un'alternativa politica dentro il PD, è la cifra del livello politico a cui siamo giunti. Certo. Quindi oggi, perché dicevo, perché è una dichiarazione forte quello che ho fatto prima, perché noi certifichiamo la mediocrità? Perché nel momento in cui i cittadini ai quali abbiamo rotto le scatole per farci votare qualche mese fa, in ogni modo abbiamo spiegato che bisognava votare il Partito Democratico e i candidati, quelli che De Blasio, coprendosi del fango e della vergogna dell'ultima assemblea, si ricorderà, no? Quella che licenziò la proposta delle candidature, che l'ha difeso fino all'ultimo, quella proposta delle candidature alle elezioni regionali. Abbiamo fatto tutto questo rumore per ottenere il risultato delle elezioni regionali, invece oggi ci concediamo questa rilassatezza. A proposito, diciamo, di quella proposta sulle candidature, no? Io vorrei ricordare, lei ha firmato, quindi è stato responsabile come segretario provinciale, ha dato l'ok alla candidatura di Palmieri insieme a Rosetta D'Amelio, insieme a Enzo De Luca e insieme a Roberta Santaniello, escludendo, se ricordo bene, no? Escludendo proprio Todisco, cioè questa ala, questa rappresentanza, sì, del Partito Democratico. Ora, alla luce di quello che De Blasi ha fatto, mi pare che chi dovrebbe fare rimostranze contro De Blasio, no? Dovrebbe essere Enzo De Luca, il quale, grazie a Palmieri, o meglio a causa di Palmieri, che ha fatto asse con Rosetta D'Amelio, ha perso le elezioni regionali, o no? O dovrebbe, perché ce l'hanno gli altri? O dovrebbe essere Todisco a prendersela con chi? Certo. Ma è questo, qui si consumano le contraddizioni. Come ce lo spiega? È abbastanza kafkiano questo nodo. Come qui, ce lo spiega? Me lo spiego per il fatto che quando una discussione, un clima, un modo di fare politica arriva a questo livello, cioè a livello in cui non trova le spiegazioni. Perché io dovrei dire a chi è stato con me fino alle elezioni regionali, per poi voltarmi le spalle, dal punto di vista politico naturalmente, io dovrei chiedere, ma perché, che cosa è mancato a questi? Che cosa non hanno avuto dalla segreteria De Blasio? Lei ha parlato di mediocrità, mi perdoni se la interrompo ogni tanto, ma è per rendere anche più vivace l'intervista, per farle dire più cose possibili. Lei ha parlato poco fa di mediocrità. Ora, io leggo dal Mattino di questa mattina, per chi ci ascolta in diretta, il disegno, sono parole sue a meno che non ce le smentisce, è semplice: c'è uno che vuole fare il sindaco della città, un altro vuole gestire il partito e un altro ancora punta a distribuire un po' di poltrone. Ora, non è da De Blasio parlare così in forma molto molto anonima,
chi vuole fare il sindaco della città De Blasio? Guardi. Che fa parte della. Ecco, lei immagina, De Blasio immagina che ci sia non un complotto, ma che ci sia un disegno e che in capo a questo disegno ci sono tre persone in modo particolare, o tre rappresentanti di gruppi, eccetera. Uno che vuole fare il sindaco, chi è? Io l'apprezzo. Beh, qui è facile indovinarlo. Direttore, io l'apprezzo molto perché lei. Gianluca Festa? Ma però deve rispondere. Non le sto facendo domande, le sto rispondendo in modo. Chi vuole fare il sindaco? Ma lo sa, bisogna chiederlo a chi ha proposto la mozione di sindaco. Lei lo dice, però, attenzione. È evidente il disegno è chiaro. Ma se uno dice ogni giorno che bisogna andare al voto al comune di Avellino. Quindi Gianluca Festa è quello che vuole fare il sindaco. L'aiuto, va bene. Gianluca Festa lo smentisce, quindi conferma. Silenzio assenso. Un altro vuole gestire il partito. Chi vuole gestire il partito? Non mi tiene su questo giochino, nel senso che. Non è un giochino. No, ma è per capire. Guardi, no, ed è giusto che si capisca, però il dovere di far capire ce l'ha. Chi è che determina una situazione? Io faccio un nome, magari De Blasio non conferma e non smentisce, quindi per me è silenzio assenso. Chi vuole gestire il partito è il famigliettiano, si chiamano così, famigliettiano Palmieri. Poi c'è un altro che vuole distribuire, o un'altra, scelga lei, distribuire un po' di poltrone. Ha fatto tutto lei. Lo sente da meglio? Io penso che a capo di questa operazione ci siano le persone che, penso, lo dicono apertamente, ma secondo lei una Presidente del Consiglio regionale che è a due giorni dall'Assemblea provinciale... Confermato, è un altro lapsus freudiano. Questo è un altro discorso. Che è a due giorni dall'Assemblea provinciale di ieri, dopo ripetuti inviti a trovare una via d'uscita, a condividere un percorso insieme, si concede dal ruolo istituzionale così importante e prestigioso la leggerezza di insistere e di istigare alle dimissioni di De Blasio? Secondo lei è una cosa concepibile? No, e vuol dire che noi siamo a un punto di non ritorno. Vuol dire che se l'esempio chi ha ruoli così importanti è quello di dire non mi interessa, voglio andare alla rottura, voglio la spaccatura del partito, per cui presento la mozione, chiamo, telefono, raccolgo le firme, accomodatevi. Però la dobbiamo fare subito questa storia. C'è una scuola di pensiero, De Blasio, parliamo seriamente di politica e del Partito Democratico, secondo la quale tutto questo, così, questo comportamento che lei definisce una pagliacciata sia in qualche modo finalizzato a mettere un po' di puntini sulle I in provincia di Avellino, sul PD della provincia di Avellino, cioè qualcuno starebbe immaginando di consegnare il partito del PD irpino a Umberto Del Basso De Caro. Sì, questo... La cui rappresentante in provincia di Avellino è Rosetta D'Amelio. Questo è un discorso che è molto legato a quell'operazione, perché anche lì è un'operazione, quella fatta sulla questione del collegio elettorale, sull'Italicum e il fatto di tirare fuori dalla provincia di Avellino. È da allora che si comincia a discutere di ipotesi di questo genere qua. Io penso che alla base anche di questo incattivimento, non so se è corretto il termine, ci sia pure un'ansia di voler dimostrare chi comanda, cioè, ed è una cosa che capitava nel mio piccolo comune 40 anni, me lo raccontavano, che chi vinceva le elezioni doveva dare il segno che lui comandava. Oggi siamo nel 2015 e operazioni così sono ispirate da questa ricerca, che poi in fondo pone una questione cruciale alla politica, che è quello del legame tra il consenso e la leadership. Vorrei cercare di capire con lei e far capire a chi ci segue che cosa potrà accadere dopo questa assemblea che si terrà probabilmente a fine settimana, domenica prossima. Scenario numero uno, De Blasio viene sfiduciato. A quel punto che cosa accade? Qual è accade la classe che secondo il segretario regionale convoca un congresso entro 60 giorni, un congresso anticipato per eleggere... Che si deve tenere entro 60 giorni oppure sì, lo può convocare sì. entro i 60 no, giorni? No, si deve tenere entro i 60 giorni. E questa è una regola rigorosa dello statuto? È una regola, è una procedura specifica,
riportata dallo Statuto. Certo, l'ipotesi invece che si possa avere non più, da quello che capisco, una segreteria allargata, cioè De Blasio affiancato da 2, 3, 4 angeli custodi e quindi in qualche modo imbrigliato, no? Questa ipotesi non c'è? Rappresentata così non c'era nemmeno prima, cioè l'ipotesi che noi si potesse andare, come è accaduto anche a Napoli, anche a Roma, che noi si potesse andare a una gestione condivisa, ovviamente con un segretario che è legittimato, guardi, si potrà dichiarare quello che si vuole. Nel momento in cui la sfiducia, non mi pare che questo... No, la legittimazione politica di un segretario che viene eletto da un congresso, direttamente dal congresso, gliela toglie un altro congresso. Dopodiché quella funzionale a svolgere, cioè il ruolo di segretario, gliela toglie un'assemblea che ci fa la sfiducia, come accadrà alla prossima assemblea. Quindi le ipotesi in campo sono sfiducia al segretario, congresso anticipato. Non c'è la possibilità di un commissariamento nel frattempo? Questo potrebbe accadere in presenza di un'altra ipotesi, delle dimissioni del segretario. Ed è per questo che De Blasio non si dimette? No, ma io dovrei dimettermi. No, questa è una domanda che... Non è una... La ringrazio di averla proposta. Io dovrei dimettermi perché due pezzi che stavano con me, siccome qualcosa non gli garba più, decidono di voltarmi le spalle e io dovrei dire no, allora a sto punto mi devo dimettere. Come se io avessi contratto con loro... l'impegno che invece ho contratto con migliaia di iscritti che hanno votato direttamente il segretario, di portare avanti un percorso, un lavoro che d'altronde poi si può avere le opinioni che si hanno, ma un lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni, un lavoro che sta nella memoria e nella fatica di gente che l'ha prodotto in questi anni. Per cui io oggi avrei dovuto decidere, no, io vado a casa perché voi avete detto che non volete stare più con me. Quindi in mancanza delle dimissioni di De Blasio, che mi pare non abbia alcuna intenzione di dimettersi, ma vuole essere sfiduciato, anche perché immagino che lei voglia capire e far capire agli elettori, agli iscritti del PD, perché poi viene sfiduciato, giusto? Ho capito bene? Perfetto. In mancanza di queste dimissioni, il partito non può essere commissariato, il segretario regionale del PD ha l'obbligo per statuto di convocare il congresso entro 60 giorni. Ma guardi, questi scenari sono anche molto ridotti proprio dal fatto che è stata formalizzata una mozione di sfiducia. Se uno non l'avesse formalizzata la mozione di sfiducia, gli scenari potevano essere commissariamento, segreteria, ma uno che decide di rompere. 60 giorni, De Blasio, seppure il segretario regionale dovesse convocare il congresso agli inizi di dicembre, no? Fra 8 giorni, il 10 di dicembre, 60 giorni, arriveremmo al 10 di gennaio-febbraio, praticamente alla vigilia delle elezioni amministrative. Questo non potrebbe essere un motivo per il partito per dire abbiamo le elezioni amministrative, non se ne parla? Chi avrebbe dovuto rifletterci? E chi ha proposto la mozione di sfiducia? Ma perché? Visto che le ragioni particolari non sono così evidenti, per cui bisogna togliere un segretario eletto democraticamente da un congresso. Okay, non è che qui siamo in presenza di qualche fatto particolarmente grave per cui De Blasio se ne deve andare. No, siamo in presenza del fatto che a uno non ci va più bene, l'altro si è stancato e quindi mettiamo in scena sta roba. Visto che non ci sono queste condizioni, e quando noi abbiamo chiesto fermiamoci, riflettiamo, perché ci sono le elezioni amministrative, perché c'è un tesseramento da fare, che senso ha esasperare fino a questo punto? Ma uno che non vuole sentire e arriva a presentare la mozione di sfiducia per dire me ne frego, io voglio rompere, perché il fatto politico non è quello che accade dopo, il fatto politico è la responsabilità che si assume chi, ricoprendo ruoli istituzionali, in questo momento decide di spaccare il partito. E la mozione di sfiducia significa questo. Nomi? No, niente nomi. De Blasio.
No, dico niente nomi di chi spacca il Ma partito. chi è che Prendo. quella mozione di sfiducia è presentata in nome e per conto di Rosa D'Amelio, Luigi Famiglietti e il resto di persone che non hanno ruoli istituzionali particolarmente significativi. È evidente, lo sanno tutti. Tra l'altro erano loro che stavano nella Cioè, maggioranza di questa segreteria. la crisi del Partito Democratico Irpino, perché poi di crisi si tratta, insomma, non possiamo che parlare di crisi anche abbastanza profonda, in che misura si incrocia, se si incrocia, con la crisi al Comune Capoluogo? E qui è un altro terreno di doppiezza e di ipocrisia, perché in tanti hanno detto in queste settimane, pubblicamente anche nelle riunioni, no, ma noi il comune di Avellino bisogna salvaguardarlo. Ma scusate, chi ha spostato questa situazione anche sul comune di Avellino? Ma noi facciamo le riunioni e ci facciamo così, ci diamo le arie per dire no, e il comune va salvaguardato. Dopo 2 giorni chiamiamo i nostri consiglieri e diciamo vai da Foti e di che o si fa come diciamo noi o ci sentiamo lì. Ma chi le fa queste cose? Ma perché ad Avellino, a Piazza del Popolo, accadono fatti extranaturali, extraterrestri, atmosferici per cui si determinano queste situazioni? Chi c'è dietro? Chi è L'unica che crea la cosa, difficoltà a Foti cronicamente? De Blasio, io immagino che lei abbia questa consapevolezza, per carità, senza nulla togliere alla figura e alla personalità politica di De Blasio, però io credo, no, sono convinto che lei abbia la consapevolezza che il cittadino avellinese, se ne frega un bel po' della crisi del PD ed è piuttosto attento alla crisi amministrativa. Certo. Ora, come finirà questa crisi politica amministrativa al Comune Capoluogo? Per lei che sta dentro, no? Io da osservatore non riesco a capirlo. Guardi, io con Foti, che è una persona che stimo, che è una persona seria, l'ho detto già da qualche mese. Noi da queste ambiguità, da questi equivoci costruiti, ne usciamo soltanto se teniamo la barra ferma. E io è dal 15 giugno che ho detto, guardate, da quella direzione famosa, io penso che il segretario provinciale detta la linea, che il percorso è questo, che insieme noi possiamo realizzare tanti passaggi. E a me questa posizione mi sta costando questo che sta accadendo, però io preferisco che, diciamo, anche agli occhi dei cittadini e degli elettori, le cose avvengano in maniera trasparente. Come si Senza risolverà? cercare le toppe, Come senza finirà? De cercare diciamo, soluzioni apparamenti, Blasio, come come si dice finirà? oggi. Qualcuno ha detto, no? C'è un'altra scuola di pensiero, parliamo di scuole di pensiero e non di persone, una scuola di pensiero secondo la quale c'è stato, ci sarebbe in atto così una specie di baratto. Dateci la testa di De Blasio e al Comune di Avellino cerchiamo di fare il meglio, di essere più buoni. Questo offende chi ha proposto il baratto, ma non per De Blasio, per la ragione che diceva lei prima. La città di Avellino è una cosa ancora più seria di Via Tagliamento, perché lì quello è il luogo dei cittadini, delle donne e degli uomini di Avellino città, Abbiamo dei due loro minuti, problemi, due per minuti. cui non tiene la Cioè, ma questione Foti è un sindaco da di buttare a mare, secondo lei? Ma io penso che Foti abbia prodotto tanto sforzo, tante energie, ma attorno a Piazza del Popolo c'è uno spessore di ambiguità e di doppiezza politica, di chi dice di voler Senta, salvare la volendo. barca e opera per Certo, farla affondare. De Blasio, la penultima domanda. Volendo così, no? Tentare di quantificare le responsabilità del gruppo consiliare del Partito Democratico e di Foti e le sue giunte, ne ha fatte già tre finora, no? Quattro, in che percentuale, dal suo punto di vista, dividerebbe queste responsabilità? No, guardi, io dico che per esempio nel partito io mi assumo tutte le responsabilità. Io
di tutto quello che è accaduto. Amministrazione, penso che gruppo consigliare. Il gruppo consigliare è partito o no? Penso che sull'amministrazione, che il sindaco, in quanto sindaco, abbia tutte le responsabilità di quello che accade. Io ho anche la responsabilità di essermi circondato di persone inaffidabili, che poi mi sono ritrovato dietro la schiena. Ma anche a livello amministrativo, chi guida ha la responsabilità degli errori che commette, anche se non dipendono direttamente dalla sua volontà. L'ultima domanda, De Blasio, la dobbiamo chiudere, siamo già in zona Cesarini. Era questo il Partito Democratico che De Blasio aveva sognato? Perché immagino che anche lei, no? I have a dream, l'ha detto qualche volta. Questa è una bellissima domanda, perché non era questa la politica che io avevo sognato. Io sono cresciuto con un'idea, con un'aspirazione dell'impegno politico che era qualcosa di molto più serio, di molto più rispettoso delle persone, di molto più calato nella realtà, di molto meno legato alle paure o al senso di inadeguatezza che ci trasciniamo dietro. Io pensavo che la politica potesse, soprattutto poi quando le condizioni si determinano in giro, che la politica potesse realizzare veramente quello che dice alla gente. Ma io continuo a crederlo, credo, devo prendere atto però che questo periodo, questo momento, forse non è il momento migliore della politica in questa provincia. È accaduto anche altre volte nella storia, non soltanto della provincia di Avellino, nella storia del mondo, del pianeta, no? Che alla fine, quando i conflitti non si capiscono da che cosa nascono, quando nascono, perché nascono, si trova il capro espiatorio e tutto finisce. De Blasio, capro espiatorio in questa vicenda finirà così? Ah, ma per come la stanno rappresentando, siccome mi si attribuisce la responsabilità di non aver candidato alcuni e di averne candidato altri, di aver fatto e non fatto tutte le cose, è evidente che attraverso la mia persona si cerca un senso di liberazione delle proprie... È del tutto evidente, vabbè, non vuole dire la parola, è del tutto evidente che continueremo a vederne delle brutte, perché anche a noi piacerebbe vedere un po' di bella politica. Grazie a De Blasio, grazie a voi. Appuntamento con la prossima puntata di Tribuna Politica.